Allora, Anna Casini, che è vicepresidente, si occuperà di lavori pubblici, edilizia, agricoltura e tutto quello che è connesso. Emanuela Bora, industria, artigianato, commercio, pari opportunità, politiche comunitarie. Valoretta Bravi, lavoro, tutela, sicurezza, istruzione, università, formazione professionale. Fabrizio Cesetti, ve lo semplifico con la parola di bilancio ed enti locali, in realtà ovviamente dicitura più lunga. Moreno Pieroni, cultura, turismo. Angelo Sciapichetti, l'ambiente. E a me, come già avevo annunciato, la parte sanitaria, la parte sociale, almeno per la prima parte del mandato. Questa è un po' la distribuzione delle deleghe. Siamo partiti con il primo incontro, la prima giunta, fra tecnicismi e altro. Nessuno di noi aveva mai partecipato ad una giunta regionale, quindi ridefiniamo anche lo stile e il modo di fare. E da subito gli obiettivi per i primi 300 giorni, quindi già gli assessori si metteranno in moto da domani per realizzare quello che abbiamo promesso ai marchigiani per l'inizio di mandato. Non è stato semplice accorpare da 10 a 6 assessori le deleghe, ha precisato Ceriscioli, scegliendo un mix tra competenza e sperimentazione e il criterio della territorialità. Ogni provincia ha un assessore di riferimento. Per Macerata è Angelo Sciapichetti, a cui sono andate le deleghe all'ambiente, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa, green economy e protezione civile. C'è molto da lavorare e ovviamente gli assessori sono 6, non più 10, quindi le deleghe sono accorpate. Quindi da oggi siamo tutti al lavoro per cercare di dare una risposta in termini concreti ai tanti problemi che i marchigiani hanno. Speriamo di fare un buon lavoro, c'è l'impegno da parte di tutti, mi pare che sia una squadra abbastanza coesa e che ce la mette tutta per dare delle risposte in termini concreti alla comunità marchigiana.